vi manda molte prenotazioni se date tutta la disponibilità, quindi se siete anche in Airbnb o in altri siti è un po' meno potente. Attenzione a non cadere dalla padella alla brace, quindi non passate da Airbnb a Booking, cercate di essere in almeno due portali, mai uno solo. Se siete abituati al sito di Airbnb, che ha un'usabilità molto alta, quindi è molto facile da utilizzare, preparatevi perché Booking non lo è. Booking ha quello che si chiama l'extranet, è una cosa che va imparata. Ha creato un extranet più semplice recentemente, ma ve lo sconsiglio perché è semplice da usare, ma non ha le funzionalità necessarie. Noi ogni volta che apriamo un account chiediamo l'extranet classico, nonostante sia complicato. Poi attenzione a quello che vi dicono gli amici che lo usano. Non è detto che voi abbiate le stesse condizioni. Per esempio, non è detto che Booking vi dia il servizio di incasso soldi, nel senso che in alcuni casi sarete costretti a gestire voi le carte di credito. Poi Booking ha un call center che risponde alle telefonate, quindi è facile parlare con loro. Questo non vuol dire che sia facile risolvere i problemi, spesso ci si parla, ma avete a che fare con del personale che non ha o le competenze o più spesso non ha la possibilità di risolvere il problema e la deve passare a un superiore. Quindi ci si parla, ma non è detto che si risolva sempre il problema. Un'altra cosa da considerare rispetto ad Airbnb è che i contenuti, quindi per esempio le descrizioni dell'appartamento, li scrivono loro. Lo fanno probabilmente per avere dei testi semplici e facili da tradurre, spesso però risultano dei testi poco interessanti o anche addirittura sbagliati, che poi diventa un po' difficile far modificare.